Alcuni frequentatori della mia posta elettronica mi hanno segnalato la copertina di gente, che noi non abbiamo ancora fatto vedere, quindi adesso con l'ausilio della camera a spalla. Vincenzo deve essere andato in tournée con Stanno Panatta. insieme con Adriano Chi ci abbiamo Nostra. oggi? Come si chiama, Abate? Carmelo secondo, no. Vabbè, lasciamo perdere. Ci ho provato. Score. Ma che si Signori, se scorre? scorre. Facciamo vedere il grande cuore di Antonella Clerici. Ricomincio da sola. Da questo numero appuntate la sua vita controcorrente e i suoi quattro amori. Ed è una foto di un'Antonella Clerici che vorremmo definire, se fosse possibile vedere il dettaglio, rinnovata nello spirito, ma anche nel corpo, ringiovanita, ringalluzzita, vorrei evitare l'effetto, eccolo qua. Ma abbiamo, credo, un contributo, più contributi che riguardano Antonella Clerici, se abbiamo l'autorizzazione di Abate a mandarla in onda. Ma io devo dire che trovo singolare che Antonella Nostra in pochissimo tempo abbia già ritrovato un suo equilibrio, una sua serenità, perché Sì, la perché. cosa mi sembra più una bugiardata No, anche del. perché l'editoriale del direttore di Gente, che è un settimanale nazional popolare, la primavera fa saltare le coppie come tappi di champagne. C'è la coppia rappresentata da Antonella Clerici e il suo compagno, Ambra Angiolini, Francesco Renga, Michel Hunziker e l'attore Daniele Pecci, e sotto Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Vabbè, questi per chi Un uomo, una donna, un uomo, una donna. è appassionato delle vicende relative alle tempeste sentimentali delle celebrities. Ma appunto abbiamo cosa? Un'imitazione di Antonella Clerici di Francesca Reggiani. Lei conosce Francesca Siamo Reggiani? amici, non è uno, non sto scherzando, è una, siamo molto amici con Francesca. Lei dirà chi se ne frega. No, io dico semplicemente se in regia si svegliano. Si sono No, svegliati. perché. Aspetti. Perché Licitra ancora sta smaltendo la doppietta dei Totti. Ma perché io? Mi sembra poco? Alla Jingle Machine chi c'è? Appunto. Alla Jingle Machine? Chi? Pennacchioli. Pennacchioli poi invece dorme il sonno dei giusti. Sta cercando Sa una che siamo in casa, onda, Pennacchioli. Pennacchioli. Lo sa che siamo in onda, Pennacchioli, sì. Sta cercando una casa, Sta quindi cercando una credo casa. sia lì col portaportese Mi sembra poco? il giornale degli annunci, immagino. Ormai ha preso una deriva, ciascuno qui in questo studio parla dei casi propri come se niente fosse. Vediamo Francesca Reggiani e Antonella Clerici, grazie. Benvenuti, benvenuti a tutti, è la prova del cuoco, una puntata speciale per Rai 3. Una rete un po' spenta, un po' triste, a volte quasi sembra in bianco e nero, e noi cosa siamo qui a fare? Siamo a dare un po' di colore, un po' di sapore, un po' di piacere. No, ma che cosa ho visto? È già qui, è già in scena, in carne ed ossa, colui che quando compare confonde le signore perché, poverette, gli salgono gli ormoni e anche forse le calorie, il nostro bel cuoco del No. cetriolone! Signora Clerici, guardi, noi siamo felici che lei è qui, ma non può cambiarmi la tipologia di cuoco? No, allora, non mi fate confusione sui nomi dei cuochi. Tu sei cetriolone, c'hai la faccia del cetriolone. Guarda il piedino. Che? Faccio anche il bruncetto, eh? Che ho fatto? Non hai messo il grembiuletto? No, il grembiuletto No, il grembiuletto sì, no. perché la cucina è anche pulizia e anche igiene. Però io devo anche dire che le donne molto spesso hanno più capacità manuale degli uomini e quindi No. ti vengo, frrr, dove ti vengo? Ma ti vengo incontro, ciao, guarda No, come la sei prego. carino. La prego. Oddio, no! Oddio! Cos'è? Cos'è? Ti tira? No! Cucù! No, tira! Mi metti in imbarazzo, la prego. Ma io dicevo ti tiro il grembiuletto, ma guarda questo qui com'è malizioso, questo cuochino qui. È vero, anche un pochino maialetto, è vero. Però la regia quando mi fa partire il maialetto, in realtà, oltre che a sottolineare la maialitudine del nostro cuoco del cetriolone, può forse voler dire che ho messo su un po' di cicetta. Non lo so. Son ciccia? No. Son ciccia, tocca un po'? No, no, non mi faccia toccare, la scongiuro. Guarda che comunque, donna paffuta sempre Sì. piaciuta. Lo so, mucchina, mucchina, questo ci dice che adesso passiamo alla parte anche più gustosa della nostra trasmissione. Ci sei? Oh, ma questo è in grado di marcia! Ma questo mi parte in quarta! Partiamo! Grazie alla presenza di Abate, che è la nota culturale della trasmissione, noi possiamo dire che non produciamo o riproduciamo riproponendo del trash, noi sublimiamo il trash. Ma dov'è il trash? Allora, fra Francesca Reggiani Nostra, qui è straordinaria.
Sì. E io non l'avevo visto, le confesso. E all'inizio mi sembrava che un po' stentasse. E invece quest'ultimo colpo di teatro con la mano sul petto è bravissima, Francesca. Eshbaki. Ma vediamo la vera Antonella Clerici in una performance che ormai fa parte della storia grande e piccola della televisione, guardate. So this isn't over. The pressure's off. You feel it, but you got it all. Believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, cause this is Africa. This time for Africa. Di che cosa stiamo discutendo? Potrebbe sembrare assai amorale questo filmato con quel nano che ballava la breakdance. In realtà il paradigma di questo tipo di brani sì. è il villaggio turistico. Sì, la ringrazio. E quindi, no, ma lo dico... Alle Bahamas! Ma magari... Se tu raggiungi col tuo brano il villaggio turistico, sì. dove viene gli animatori, allora è fatta. Lei si ricorda che quali sono i miei trascorsi di gioventù, sì? Yeah! Sì, come no? Mi fa piacere perché quella è una grande palestra, insomma. Sì. Sì, si impara a parlare in pubblico, diciamo. E quali erano i brani, diciamo, musicali che lei rammenta quando lei ha fatto quell'esperienza? Ce ne dica uno. La Bon Franchette. No, adesso voglio dire... Le sembra poco? No, mi sembra tanto. Non ho capito questo. Ma non fa niente. In effetti nel video Antonella Clerici, che ha dimostrato grande sprezzo del pericolo... Oh, bravissima. Si è in qualche modo calata nei panni di Shakira, di cui prima o poi dovremmo anche vedere i servizi fatti dalle televisioni di lingua ispanica, sudamericana, iberica. Non quiere sapere. Quiere sapere Pedro León? Per via del suo bacio con Piqué, giocatore del Barcellona, già ripreso nel famoso parcheggio in atteggiamento confidenziale con un compagno di spogliatoio che era Ibrahimovic. Poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Esatto. Vela e vapore, si dice il semplice in questi casi. Prego? Vela e vapore, va a vela e a vapore, va bene. Ah, certo. Anche c'è chi è trenino e c'è chi è galleria. Sì, certo. Morirete per questo. Stando sempre nelle immagini poetiche. Se fosse possibile, lo dico agli autori, con calma, cioè verso la fine della stagione, si potrebbe immaginare di far vedere il bacio del portiere della nazionale spagnola con la sua fidanzata la sera della finale, insieme al bacio di Shakira con Piqué, insieme al bacio fatto dato alla sua fidanzata in uno studio televisivo da un altro attaccante protagonista dei mondiali di calcio dell'anno scorso, Furlan. Se fosse io ritengo possibile. Che sia una boiata pazzesca. E sarà pure una boiata, ma se li montiamo insieme avrebbe quel servizio una maggiore dignità delle ultime cose che avete proposto alla nostra attenzione. Spero che la prossima videata che riguarda un confronto tra Saverio Romano e Matteo Colonnino ad Agorà sia degno delle tradizioni di questo programma che ormai voi avete reso scalcagnato. Prego. Loro non so quanti siano, quanti siete alla Camera, i responsabili? Quanti siete? 23. Siamo tutti responsabili. Quanti? Il gruppo?
Sì, non lo so, non le ho contate. Una ventina, una decina. Ma come non l'ha contati? Quello ma non se ci crediamo. Mi fa ridere. Dai, Romano. Allora, lei mi porta un dibattito politico con uno che fa questi ragionamenti, mi fa ridere. No, io temo che lei faccia ridere i suoi elettori, perché non è serio quello che state facendo. Io sono stato eletto dai parlamentari. È incredibile. Io sono stato eletto da persone che hanno votato Partito Democratico. Io, prima di tutto, la mattina voglio guardarmi allo specchio e mi sentirei irresponsabile di fare saltafossi che salta da una parte all'altra. Io non quindi ho fatto il saltafossi. Io quindi ho rispettato. E la prego di farà ridere lei, più. Non io. Vado a la prego di non ripeterlo zia. Più. Ascolti, lei è in Parlamento solo perché porta sì. il cognome che ha. Ma si vergogni, figlio. Si vergogni. Così però sta scendendo. Perché sta scendendo si vergogni. Romano, ma sto scendendo io, mi dice che sono un saltafossi. Lei dovrebbe vergognarsi di quello che ha detto. Senta, guardi che per me era più facile stare nella mia azienda. Ascolti. Io mi lascia finire, visto ascolti. Che lei mi ha offeso. Prendere gli incentivi e delocalizzare in Romania e portare i soldi. Ma, quale ma lei è anche un ignorante che non sa neanche le cose. Come si vergogni. Va bene. Si vergogni. Allora, si vergogni. Proviamo a stemperare, diciamo, a raffreddare il reattore nucleare. Si vergogni. Noi. Proviamo a raffreddare il reattore anche noi. Se lei mi invita un'altra volta con sì. soggetti che fanno politica. No, ma lei mi ha allora, scusi, però scusi, io ho invitato l'onorevole Bonanino che è un esponente del Partito Democratico. Che danno dei saltafossi a chi polemica? Esprime una posizione politica diversa dalla sua, io non vengo ma più. Lei... Romano c'ha una... credo sia mio paesano questo Romano. Sì, non so se dire complimenti o temo per lei che sia vero, ma... sa, abbiamo avuto di tutto, insomma. Ma nella vita, sì. Romano... Non mi scandalizza affatto, io vivo a Taormina. La signora vive a Taormina, non si scandalizza affatto, Romano non so di dove sia. È ma un l'accento... Ma è un responsabile, però, eh. È responsabile. Le sembra poco? Non lo so, dal suo punto di vista, caro Presidente, mi sembra tantissimo, ma insomma, diciamo così, mi pare che Romano sia uno di quelli... Una volta si sarebbe detto Tarzan... Si ricorda chi era chiamato dalla Prima Repubblica, quel famoso ministro esponente democristiano chiamato Tarzan perché, come Tarzan, saltava da una corrente all'altra attraverso una liana? Guardi, le devo confessare che è la prima volta che lo sente, Vincenzo Scotti. Vincenzo Scotti era chiamato Tarzan perché nelle ricostruzioni che ne facevano i retroscenisti della politica, quelli che una volta c'era Minzolini, adesso direttore del TG1, Francesco Verderami, Maria Teresa Meli, Fabio Martini per La Stampa, Antonello Caporale per Repubblica, l'elenco potrebbe essere lungo, raccontavano come fanno adesso. No, ci sta tutto. Allora, questa è la musica di Abate. La prossima volta che la sento, applicata a chiunque altro, vengo in regia e con un colpo d'ascia vi distruggo la jingle machine. Poi la persona che in quel momento è addetta alla jingle machine, non avendo più la jingle machine perché la distruggo, non ha più lavoro. E allora le faccio un'altra domanda. Chi sì. era la testa più lucida della DC? Galloni. Bravissimo. La ringrazio. Ma io dalla Prima Repubblica, avendo l'età che lei sa che io ho, mi ricordo quasi tutto. Ma a questo punto, volendo in qualche modo rinverdire i fasti della festa, le piace il gioco di parole, i molto. Fasti della festa del 17 marzo, che ci ha visto tutti uniti, come un solo uomo dalle Alpi alla piramidi, no, meglio lasciare stare le piramidi, eccetera, perché non è aria, però ci siamo capiti, dal Manzanarre al Reno, o così anche va come meglio. Si diceva durante il fascismo, da Battipaglia ad Addis Abeba. Mm. Ci stiamo tornando, fra l'altro. Insomma. Sì, Battipaglia, Addis Abeba. Ma sì, il meridione d'Italia, cominciava a Battipaglia sì, e finiva ad Addis Abeba. Dove c'era l'AOI, che era... No, cioè, Africa orientale italiana. Benissimo. Se scorre. A proposito, signori, se scorre. Ci stiamo infilando in un ginepraio. No, solo questo. Dico. Un signore sì. fu chiamato AOI di nome, come lei si chiama Antonello e io mi chiamo Fulvio, questo fu chiamato AOI. Mm. La domanda è, e quindi a questo punto come se ne esce? Date, esci! Ecco, date un VOV a Pennacchioli che non sta capendo una sverza di quello che sta succedendo in studio. Chiama una... Lei si sbaglia di sì, vabbè. Grosso. Ma stavo dicendo che nell'Africa orientale italiana ci fu un famoso, poi dopo famoso giornalista che andò a combattere nella guerra di Etiopia e si fidanzò, anzi si sposò con una giovane dodicenne. Indro Nostro. Ma tutti i suoi, lei ha una famiglia a carico di Indro Montanelli, il quale si sposò con una bambina di 12 anni, credo, perché all'epoca questo veniva considerato assolutamente normale all'epoca.
Dunque, vogliamo vedere proprio per questo nostro omaggio all'unità nazionale, ritrovato questo spirito che tutti ci affratella il 17 marzo, Enrico Brignano che ne ha dato anzitempo una sua chiave di lettura. Fratelli d'Italia, l'Italia si addesta, eh? L'Italia si addesta. L'Italia si è svegliata, ah, dell'elmo di Scipio, eh? Dell'elmo di Scipio. Chi è Scipio? Con chi giocava? No. Dell'elmo di Scipio. Scipio non giocava con nessuno, Scipio. Scipio è lo scorciativo di Scipione. Publio Cornelio Scipione, detto anche l'africano, perché vinse contro i cosi, vinse con quelli che davano le carte, i cartaginesi. E quanto vinse? Non lo so, 2-0 a tavolino, ma andiamo avanti. E l'elmo di Scipio, se cinta la testa, eh? Se cinta la testa, chi è incinta? Nessuno è incinta. Se l'è messo in testa. Dov'è la vittoria, eh? Dov'è la vittoria? Non lo so, ancora dobbiamo giocare. È un modo di dire, no? Dov'è la vittoria? Ma America deve... Le porga la chioma! Le porga la chioma! A chi do porge la chioma? Non lo so. E dunque, cartaginesi no perché hanno perso a carte. A Scipione no perché era africano e allora... A Novara, non lo so, ma Meli ha scritto così: le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Beh, su sta frase, da Viterbo in su, non la canta nessuno, specialmente. Specialmente a Ponte di Legno, dove ci sono delle persone vestite di verde, non solo non cantano che schiava, attappano le orecchie ai ragazzini, andate a dormire subito, a letto, cioè, fanno le linguacce, sputano sul televisore e bestemmiano nella loro lingua. Che schiava di Roma, Iddio la creò, stringiamoci a corte, eh? Stringiamoci a corte. Non ho capito. Stringiamoci. E la O? Da che? Stringiamoci. No, senza O. Non è un errore d'ortografia. È proprio un fatto poetico. Se no non ritorna alla rima. Stringiamoci. E la O? Senza O. Ma Meli se l'è persa. Stringiamoci a corte. Eh? A corte. Con due O. Ecco onde era andata a finire la O di prima. Stringiamoci a corte. Ringiamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti. Ma chi? Noi. No, noi no, io no, io c'ho da fare, io stasera c'ho un appuntamento con una, casomai domani mi chiami, fai una telefonata, ma oggi no. No, o oggi o niente. Ringiamci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò sì! Performance notevole. Sì. L'altro, come tutte quelle di l'altro giorno, se mi è concesso, un professore di musica molto bravo, nello spazio di Italia 150 di Minoli, ha spiegato in modo straordinario la progressione di questo nostro inno, il canto degli italiani, che noi abbiamo sempre ritenuto una marcetta rispetto ad altri inni molto più solenni, come la Marsigliese, come anche l'inno sovietico. O come anche l'internazionale. E devo dire che ci ha fatto capire... Ma l'inno capire... americano, perché fermarsi al nostro continente senza dimenticare? Anche l'inno, sì, per brevità. Anche quello canadese, in fondo. Quello canadese non mi sovviene. Non le sovviene, che peccato. Signori, se scorre! Poteva... A proposito di nazionale, però, vabbè, siamo un pochettino lunghi, ma ce la facciamo. Il commissario tecnico Prandelli ha deciso che la maglia azzurra, uno se la deve meritare non solo per come gioca, ma anche per lo stile che dimostra in campo. Quindi se sei protagonista
come è successo a Balotelli in Inghilterra o a De Rossi, di fatti disciplinari piuttosto gravi, salti il turno, cioè non giochi la partita con la nazionale. Questo tocca anche a De Rossi, giocatore di cui si dice forse potrebbe lasciare la Roma. Il padre ha dato un'intervista al Corriere dello Sport l'altro giorno per dire che invece lui non si muoverà dalla capitale. Comunque sia, vediamo De Rossi protagonista a suo modo di uno spot. Yeah, you count him in, mate. Yeah. You're marking off the guy. Okay. Go for it. Yeah. What's your line? Quando scoppia la ridarola. Bene, subito dopo la pubblicità, prima dei saluti, parliamo di Slovenia-Italia. Cassa, grazie.